Si è un po' fermata. Oggi c'era il direttore sportivo del Cagliari, Carli, qui a Milano. L'abbiamo seguito, l'abbiamo anche visto. Era abbastanza preso dalle sue cose. C'è anche Daniele Pradè, direttore della Fiorentina, qui a Milano per le operazioni di mercato. Barella, dobbiamo aspettare la fine dell'Europeo oppure secondo te Scarpini Luigi, la serverà una prossima Champions conclusione? aspettiamo prima di rispondere. Guarda, io penso che allora, in questi giorni ci sia per tutte le società il nodo da risolvere dei diritti di riscatto. L'Inter ha Sta fatto rinviando. valere il diritto di acquistare Politano, di Salcedo dal Genoa. La prossima settimana invece è quella dei bilanci. Quindi la storia ci insegna che l'anno scorso, Eccolo, eccolo Carli. nell'ultima settimana, l'Inter ha portato a compimento alcune Se gli operazioni chiedi di piuttosto Veretout, se per me importanti. ti risponde. Di Veretout No, se, allora, va se gli all'estero. chiedi di qualsiasi, se tu avessi chiedi, se gli chiedi di Sebastiano Esposito. Lui ti dice che i bilanci devono essere chiusi. Su Barella ribadiamo la posizione che abbiamo cercato di prendere. Sarebbe sorprendente se non andasse all'Inter. L'Inter c'è un accordo totale con Barella da non so quanti mesi, che giustamente Giulini vuole smentire. Tutti quelli che ci stanno provando, e siamo veramente alla puntata numero 100, riscontrano, allora, la Roma può offrire delle contropartite, un altro, il Milan ci sta provando, magari piace a Leonardo, ma per il PG. Però Barella ha scelto, bisogna soltanto aspettare i tempi tecnici, quindi io E consiglierei al qualche momento giocatore in contropartita. qualche giocatore in Sì, contropartita e dei la giovani formula giusta che della possa primavera. accontentare tutti. Mi fa dire di Veretout, perché altrimenti. Vai. Allora, Veretout domani è una giornata chiave. Allora, il Milan sta provando con Real Madrid a capire delle triangolazioni sui giovani, perché ci sono dei costi importanti. È stato accostato Ceballos dalla Spagna, ma costa 50 milioni, 45, non è. Domani dentro fuori, perché così ha chiesto il Milan per Veretout. La Roma aspetta, Ultimatum. sì, perché comunque Veretout c'è la Roma pronta a chiudere con 25 milioni per la Fiorentina e andremo a lunedì. Il Milan, in presenza di altre cose da fare, ha chiesto alla Fiorentina, all'agente di Veretout, di aspettare domani quando daranno una risposta definitiva che potrebbe, e vorrei dire dovrebbe, essere una risposta positiva perché il Alfredo, una centrocampista. domanda. Quando tu dici è pronta a chiudere, io non a caso ho detto la settimana prossima è quella dei bilanci, perché è la settimana in cui per poter prendere Veretout devi aver messo a posto il bilancio e Veretout magari lo compri il 1° luglio, non il 29 di giugno. Sì. Eh sì, però se trovi un accordo, poi Poi quando lo vai a lo formalizzare? La formalizzi il Fiorentina primo non ha luglio. bisogno di fare la Però plusvalenza, la come Roma, no, siccome l'Inter, il esatto, come dice Milan, Fabio, non so le siccome altre, ma tutte hanno, sì, mi non sembra, possono parecchie prendere prima squadre. del 30 giugno, E no, e siccome devono rientrare nei parametri. certo. Quindi. Cioè, ho capito, ma sei diventato un esperto di carte federali, no, è di di bilancio. Io parlo di mi quello che tolgo il so. cappello, manca solo Tu mi chiedi se Beccalossi stiamo premendo dei giocatori, che io non adesso lo so cosa arriva. ti dico, quello che non so. Quello che Guardando, so te lo sì, dico. non mi fai paura. È vero tu? È vero tu? La Roma ha capito che in questo momento il Milan è vero, tu vuole aspettare il Milan, non perché sia una seconda scelta, e domani siamo al dento fuori col Milan. Noi entro domani sera siamo nelle condizioni di dire se il Milan formalizzerà questa proposta come io credo possa fare, altrimenti la Roma va in pole e chiude Veretout. Prepara i numeri di Alfredo Pedulla per il primo giro, veloce da Gianluigi Lunga dal touch fino alle ragazze al privé. Sì, per Forza! quanto riguarda l'Inter dobbiamo fare un ragionamento che riguarda anche la corsia di sinistra, di centrocampo, non solo quella destra con Lazzaro in assoluta pole position. Se dovesse partire Ivan Perisic, tra i nomi apprezzati dal club nerazzurro c'è anche quello di Theo Hernandez del Real Madrid, che è un giocatore che per caratteristiche ha le qualità per ricoprire quel ruolo, è un'alternativa che l'Inter sta considerando senza aver ancora partorito una vera e propria discussione con il Real Madrid, perché sarebbe soltanto un'opzione qualora partisse Perisic. Grazie, grazie.